Buongiorno e ben ritrovati. Oggi facciamo le penne al baffo. Adesso vi elenco gli ingredienti. Le dosi sono per 4 persone. Ok, io qui ho già tritato mezza cipolla. Ho tagliato a listerelle 100 g di prosciutto cotto. Poi ci servirà del sale, pepe, una confezione di panna da cucina, 320 g di pasta formato penne, 520 ml di acqua che io ho già scaldato con il microonde e poi dopo quando sarà cotta ci metterò anche un po' di ricotta di pecora quella stagionata. La preferivo quella da grattugiare ma non l'ho trovato, ho dovuto prendere questo pacchetto e poi ci servirà anche del prezzemolo. Ah, il pomodoro mi sa che non vi ho detto, 2 cucchiai di passata di pomodoro. Allora il cucchiaio è già acceso. Sta riscaldando in modalità cottura normale, temperatura elevata, con dentro 3 cucchiai di olio. Adesso, quando sarà caldo, vado ad aggiungere la cipolla. Vado ad inserire la cipolla. La rosolare, dopodiché dobbiamo aggiungere il prosciutto cotto. Facciamo insaporire il prosciutto cotto insieme alla cipolla. Tanto prepariamo anche il pomodoro e la panna, la dobbiamo aggiungere. Aggiungiamo il pomodoro. Mettiamo anche la panna da cucina. Vado a mettere anche un po' di pepe. Ora mettiamo anche un po' di sale, un cucchiaino scarso. Devo allontanare per via del vapore. Scusate, ma sto sempre solo con il telefonino. Okay, facciamo insaporire qualche secondo, intanto prendete la pasta e l'acqua. Ok, vado ad aggiungere l'acqua. La pasta. Fermate la cottura, passate cottura a pressione 9 minuti. A dopo, intanto preparate il pecorino, la ricotta quella stagionata, oppure se preferite il pecorino normale o parmigiano e un po' di prezzemolo. Prezzemolo che ho già tritato, così dopo lo andiamo ad aggiungere. Ok, cottura terminata, vado ad arrestare il cuocheo ed apriamo.
la panna nel copeo, però insomma, quando uno apre non è molto bella da vedere. Adesso vado a fare l'impiattamento. Ecco qui il piatto terminato. Io ho aggiunto un po' di prezzemolo e la ricotta di pecora, quella stagionata, grattugiata. Voi se preferite mettete o il pecorino o il parmigiano, fate voi. Niente, se il video vi è piaciuto e se vi sono stata utile, lasciatemi un like. Se vi fa piacere, per chi ancora non l'ha fatto, iscrivetevi al canale. Ringrazio tutti per la visualizzazione, per ricevere le notifiche delle nuove ricette c'è la campanella in basso a destra sotto il video. Comunque nell'info box poi metterò la ricetta sempre in modo dettagliato. A presto, un bacione.